felicità nata dall'immaginazione e che sta morendo, possono succedere cose strane, sconcertanti. Cosa spinge quest'uomo a uccidere? Un motivo abietto ma razionale o il contagio della stessa antica maledizione che sta distruggendo Venezia? Luisa Augenti, sua moglie, è stata strangolata. Tutto sembra svolgersi come sotto l'impulso di una volontà nascosta nell'ombra. La volontà di un uomo in cui il male si trasforma in opera d'arte, fine a se stessa. Presi in una trama da incubo, in cui le premesse sono assurde e le conclusioni diabolicamente logiche, in una rete tessuta lentamente ma inesorabilmente, i personaggi di questa allucinante vicenda non possono e forse non vogliono sfuggire al loro destino. Dov'è Cristina? Lo saprai a suo tempo. Ma conosci il patto? Questo è il tuo alibi, Stefano. Ma lo avrai solo dopo che avrai fatto quello che io ti ho già chiesto di fare. Stefano, chi è Cristina? Che significa quel biglietto per te? Perché lo vuoi a tutti i costi? Stefano, ascoltami. Ti ricordi la storia che ti ho raccontato ieri sera? Ne verrebbe fuori un autentico capolavoro. Un delitto perfetto. Io non ti ho mandato questo telegramma. Allora sarà stato Balsamo o un altro tuo amico? Un amico di cui farei volentieri a meno.